Oggi Radiospeaker.it incontra il direttore responsabile di Broadcast and Production, Andrea Rivetta, che Broadcast and Production, insomma, lo riassume, una rivista specializzata nel settore del broadcast radio-televisivo e dell'audio e del video professionali. Però vogliamo sentirlo dalla tua voce, di cosa si occupa Broadcast and Production, proprio entrando nel dettaglio, e come è nato questo progetto. Allora, Broadcast e Production è una rivista tecnica specializzata che si rivolge a tutto il mondo di chi si occupa di radio e televisione e al mondo collaterale a questa, che è il mondo della produzione in funzione poi di un broadcasting. Fa parte di un gruppo editoriale multinazionale che si chiama New Bay Media e che fa questo tipo di testate, nient'altro che questo tipo di testate, almeno la divisione che ci riguarda, in tutto il mondo. Quindi hanno delle riviste che sono in America rivolte solo alla radio o solo alla TV. La prima si chiama Radio World e la seconda si chiama TV Technology. Di queste testate, focalizzate su specifiche aree di mercato del broadcast, ci sono edizioni internazionali in inglese, ci sono edizioni per il Sud America e la Spagna in spagnolo, ci sono edizioni anche poi variamente assortite in francese per l'Africa francofona, il Canada e la Francia, eccetera, eccetera. Ci sono edizioni in cinese mandarino basate a Hong Kong e edizioni in giapponese basate a Tokyo. Quindi in un certo qual modo poi noi con una nostra declinazione in lingua italiana siamo un piccolo pelucco su un contesto di comunicazione molto, molto più grande e articolato. Naturalmente il vantaggio che abbiamo noi è che abbiamo in Italia una piccola struttura, ma quanto basta per rispondere alla nostra missione, che è quella appunto di tenere i professionisti del settore informati sugli aggiornamenti tecnologici. Ma naturalmente vantiamo il fatto che nel mondo come gruppo siamo 200 giornalisti sparpagliati ovunque che si occupano solo di questo argomento e quindi c'è una bella qualità di contenuto, non perché siamo bravissimi noi, ma perché abbiamo alle spalle una bella macchina da guerra. E poi con l'avvento di internet, delle web radio e delle web TV, Broadcast and Production si è mutato in, più che mutato, si è sdoppiato, si è duplicato in Webcast and Production, che è più o meno la stessa cosa, però rivolto al pubblico dello streaming, diciamo. Esattamente. Allora, questa è la testata master, diciamo, italiana, che magari qualcuno avrà già visto, ed è Broadcast and Production. Da qualche tempo, ecco, arrivata, si capisce chiaramente una filiazione che non voleva stravolgere le cose, questo inserto quattro volte all'anno, che però ha una sua identità editoriale specifica e si occupa di questa novità, di questa bella realtà che sta dando vivacissimi segnali di sviluppo che valgono doppio, non solo perché tutto ciò che nasce e cresce è bello in sé, ma poi realtà di sviluppo all'interno di un mondo, e non parlo solo radio TV in generale, che è piuttosto recessivo. Ecco, una cosa che non ho detto, la nostra è free press. Tutto il gruppo fa riviste di questo tipo in una logica di free press. Sono free magazine. Il nostro impegno è a scegliere accuratamente le persone a cui mandarlo. Ho due domande, due risposte telegrafiche. Avete visto il mondo della comunicazione cambiare velocemente dal punto di vista tecnico negli ultimi 20 anni? Secondo te che cosa cosa sta per arrivare nei prossimi 20 anni? Cioè, dove arriveremo? Allora, prima di tutto sarei già contento di sapere se riuscissi a immaginare cosa succederà nei prossimi 2 anni. Sarei già abbastanza rasserenato. In realtà di cose che stanno succedendo, allora sicuramente questa pervasività del video che finalmente è uscito completamente tracimato da quelle che erano delle logiche decennali, la radio l'aveva fatto quasi subito, con le prime autoradio la radio ha cominciato a camminare sulle strade del mondo, poi con le radio portatili, con il transistor ha preso quegli scatoloni di legno e rame bellissimi e li ha banalizzati ma alleggeriti e resi mobili e invasivi. E la radio oggi devo dire che, come da questo punto di vista, già avanti di 50 anni, viaggia con 50 anni d'anticipo sulla TV. La TV per tanto tempo aveva una struttura così pesante e faticosa sia da produrre che da distribuire, che era viceversa vincolata ai famosi prodotto per Coach Potatoes, quindi per questi signori stravaccati sul divano, lì inebetiti dal video. E oggi è banale dirlo, ma tra
schermi smartphone che sembrano, cioè l'iPad degli smartphone grandi quasi come un iPad, eccetera. Oggi noi abbiamo contenuti digitali, prodotti per strada, da videofonini che li streamano immediatamente, visti da altra gente che si sta muovendo e che li riceve attraverso i canali più impensati. Quindi innanzitutto la pervasività del video è la vera scommessa che stiamo vivendo e naturalmente avrà tutta una serie di sviluppi. Ascolta, un po' meno la super qualità video a casa, perché il 3D, il super HD e l'ultra HD arriveranno anche loro, però in questo momento credo che la parola velocità batte qualità nell'immediato, la qualità seguirà. Ascolta, Broadcast and Production è media partner del Radio TV Forum da anni. Sta per arrivare la nuova edizione. Hai alcune anticipazioni su quello che vedremo a maggio? Allora, Radio TV Forum è un evento che è organizzato dalla più rilevante associazione di categoria del settore, che è Eranti Corallo, e quindi ha sempre un focus di natura piuttosto politico, giuridica, organizzativa, perché l'editore, prima di ogni altra cosa, prima delle tecnologie e tutto, deve capire cosa ne sarà di lui dal punto di vista poi degli aspetti anche legislativi. Certo, sarà un Radio TV Forum pimpante per una ragione banalissima: bello o brutto, grande o piccolo, fragile o solido, ci sarà un nuovo governo, ci saranno dei nuovi ministri, ci saranno dei nuovi funzionari, e quindi c'è tutto questo mondo della politica di governo che dovrà incontrare il mondo degli imprenditori radiotelevisivi. E questi snodi abbiamo visto in questa è l'ottava edizione, questi 8 anni di attività, ogni volta che c'è stato il cambio della guardia l'edizione era particolarmente frizzante, perché giustamente sono lì sì due mondi contrapposti in qualche modo che devono cercare di andare d'accordo, ma a volte gli interessi non sono mai così coincidenti. E quindi il motivo, diciamo, di prima relazione con questo nuovo governo sarà un motivo forte. Dal punto di vista tecnologico dovrei essere sì veramente un po' profetico, ma la risposta è: noi portiamo sempre a Radio TV Forum, quest'anno sarà fine maggio, 28 e 29 maggio, i primi sintomi tangibili sotto forma di prodotti o servizi delle cose che sono state annunciate al NAB a Las Vegas, e quest'anno sarà i primi d'aprile, quindi anzi con un bel delay tra l'uno e l'altro, tale per cui prodotti, tools, software, eccetera, facilmente saranno già disponibili da fare toccare e vedere. Non abbiamo certo la pretesa di far concorrenza all'IBC, però per il mercato italiano il Radio TV Forum rappresenterà certamente una prima occasione di toccare con mano, incontrare dal vivo le novità appena lanciate a Las Vegas. E siccome soprattutto di questi tempi non saranno tantissimi gli italiani che si concederanno la gita a Las Vegas, una bella full immersion di vere novità ci sarà. E sarà anche un modo per conoscerti di persona magari, così fare quattro chiacchiere con te. Ecco, io vorrei chiudere questa chiacchiera solo dicendo che in effetti con voi stiamo architettando qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente nuovo, ma come giustamente tu dici, questa è la chiusura teaser, la lasciamo lì così. Ci vediamo online. See you online. Ciao, grazie Andrea. Ciao a tutti.